Jean-Marc. Hai visto? È sempre più insopportabile. Stavo pensando. Non ci potrebbe essere un altro mezzo. Ecco, vedi, io penso che... Da un po' di tempo a questa parte. Tu pensi un po' troppo. Vedi, sono accadute cose imprevedibili. Cerca di capire. Potremmo trovare un'altra soluzione. Non sopporto il pensiero di dover sopprimere una persona che ha avuto un'illimitata fiducia in me. Parli come un collegiale. Sei impazzito per caso? No, non è che mi ha dato di volte il cervello, ma... Ma allora cosa? Vedi di piantarla e vattene al diavolo, fesso! Mark! Tra 5 minuti a Saint-Gaudens. D'accordo. Veniamo subito. Salve. Salve. L'infermiera è ritornata. Che cosa hai detto? Beh, più esattamente, è Patrizia che ha preso la sembianza dell'infermiera. Sei sicuro di quello che dici? È il signor Emberg? Lui lo sa bene, è lui che ha organizzato tutto. E perché lo avrebbe fatto? Per quanto ho potuto capire da ciò che dicevano, vogliono provocare un incidente d'auto. Il signor Emberg si farà condurre qui con la scusa di mostrare il mulino a Patrizia. Nel frattempo Jean-Marc me lo metterà alla macchina. Poi Emberg dirà che vuole tornare a piedi lasciando Patrizia sola. Ah, sì, e perché? Evidentemente hanno ucciso la vera infermiera. E Isabel? Ha provveduto ad avvertirla. Questo affare è una patata bollente per noi. È una cosa che sfugge alla nostra competenza. Questo è un affare per la madama. Per la madama? È un piedipiatti che conosciamo a Parigi. È uno a cui facciamo qualche favore. E sapessi che razza di favori gli facciamo? Sì, credo che qualche distrazione non potrà che fargli bene. E a Parigi non ci romperà le scatole. Tu cerca di tenere d'occhio il padrone. Noi telefoneremo alla madama. Se penso alla faccia che farà Freddy. Questa è l'ora del suo passatempo preferito. Certo.